Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video dopo un lunghissimo periodo di assenza perché sono circa 6 mesi o forse qualcosa di più che non ci vediamo qui su YouTube. Sono tornato. Come state innanzitutto? E vi devo un po' di giustificazioni per la mia assenza. Allora, volevo specificare un po', ci tenevo più che altro a specificare un po' il motivo della mia assenza, purtroppo legato tanto ai motivi di lavoro, in quanto purtroppo corri di qua, corri di là e è sempre un casino trovare del tempo per registrare video per YouTube. Dunque, ho deciso di tornare a dedicare del tempo a YouTube proprio per raccontarvi, farvi vivere un po' più nel vivo, appunto, come facevo già, quelle che sono le mie esperienze e le mie gare future. Faccio un breve riassunto di quello che è successo da quando non ci vediamo più. Eravate rimasti con gara 1 di Magione con la Predator, con la FX3, dove purtroppo c'era stato qualche problema, fortunatamente di natura diversa rispetto a quella del motore, però c'era stato qualche problemino, quindi ci siamo dovuti tirare un po' indietro. Non vi ho più pubblicato gara 2, ma vi faccio un breve riassunto, vi metterò anche il video tra pochissimo. E abbiamo vinto gara 2, gara spaventosa ragazzi, gara spaventosa veramente. E, oltretutto, poi vabbè, chi mi segue su Instagram sa, e anzi vi invito a seguirmi su Instagram, se non siete iscritti iscrivervi al canale, cliccando qui in basso a destra iscriviti. Così che rimarrete un po' aggiornati su tutti, su tutto e mi raccomando attivate la campanellina. Per l'appunto, come già detto, vi porto un pezzettino di video di gara 2 di Magione, dei vari spezzoni, insomma, quella di come è andata a gara 2 di Magione. Quindi ci vediamo subito dopo il video.
grande. Sei un grande, compà. Cazzo. Grande Francesco. Number one. Bene, voi vedendo questo video penserete: ok, è andata bene, quindi il campionato si è ripreso e bla bla bla. No, purtroppo no. È andata benissimo, però ovviamente è la mia macchina, quindi la devono smontare per filo e per segno, fare tutte le verifiche, che fortunatamente, insomma, voglio dire, la macchina è risultata ok. E mentre purtroppo eravamo ancora in grande lotta per il campionato, in quel di Varano a settembre, e purtroppo abbiamo sbiellato un altro motore. Eh già. Non si capisce il perché, non si sono capite tante cose, però vi posso dire che sono sceso dalla macchina saturo. Ragazzi, veramente l'ultima punta dei capelli corti, l'ultima punta satura di quella macchina. Non avevo più entusiasmo di correre, ragazzi, quindi capite che se perdi la fiamma che tiene accesa il desiderio, hai in qualche modo perso tutto. Quindi da lì abbiamo iniziato a riflettere su cosa poter fare in seguito poi alla Predator, cosa che ovviamente stavamo già pensando, ci stavamo già riflettendo, però non era un quadro chiaro della situazione. Bene, lì abbiamo fatto tutto il punto della situazione. Intanto vi faccio vedere il video brevissimo di quello che è stato purtroppo un momento di merda della gara di Varano, e ci vediamo subito dopo il video ancora una volta. Appunto, così è finita la mia relationship con la Predator, e come avrete potuto vedere veramente ero al limite, saturo, perché comunque 4 motori in una stagione non è assolutamente plausibile. Comunque, per chi fosse interessato, quest'anno la macchina è a noleggio, disponibile per il noleggio sia per prove libere che per gare, e attualmente è prenotata per 3 gare, però ci sono altre 4 gare disponibili, insomma, qualora ovviamente il ragazzo che corre quest'anno con la mia macchina non dovesse prenotarmela per tutto il campionato. Qualora foste interessati a provarla o ad andare in pista con una Formula Predator, anche se la mia è prenotata, scrivetemi perché vi posso reindirizzare io. E niente, chiudiamo il capitolo Predator. Bene, arriviamo alla parte bella del video, della storia d'amore con le formule, le macchine e quant'altro. Arriviamo alla parte interessante, diciamo, dai. Dopo tutto questo tram tram, abbiamo deciso e siamo riusciti a provare una vera macchina da corsa. Una macchina da corsa scritto in grande così, che non sta nello schermo e non sta in questo stanzino. Comunque, indovinate un po' con chi siamo tornati in pista? Vabbè, già l'avete indovinato praticamente, dai. Si torna sempre dove si è stati bene. Il nostro bene amato del cuore, d'Erba Corse. Purtroppo, o per fortuna, purtroppo un po' anche per loro, abbiamo deciso di tornare in pista con loro. E vabbè, vi lascio un altro breve spezzone di un video, dai. Vi faccio questo enorme regalo.
Questo pezzo qui di video era il primo turno di Libre, ragazzi, macchina strabiliante che richiede un po' più di fegato rispetto alla Predator per essere guidata come si deve. Ad ogni modo, ci siamo divertiti tantissimo, mi sono divertito tantissimo e ci siamo fatti valere in quanto già nella prima sessione di Libre siamo riusciti ad essere davanti a tutti della categoria. Purtroppo lo svantaggio era che girando insieme ad Formula 3, Formula Abarth, comunque una sorta di categoria open, non riesci mai a capire effettivamente in che posizione sei. Anche se quest'anno avremo una situazione un po' diversa. Questo perché? Perché ci sarà una categoria, tra virgolette, dedicata ai Formula Renault. Comunque, senza dilungarci troppo in chiacchiere, vi lascio il video di gara 1 e uno spezzone di video di gara 2. Vi lascio qualche momento saliente qua e là. Ci vediamo subito dopo i video. Thank you.
Dunque, il nostro primo video finisce qui. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, tra non molto, perché a brevissimo saremo a Cremona per il primo test 2022.